Animazione e sorriso per vincere l'emarginazione. Si chiama così il nuovo progetto a favore dell'associazione AVULS di Corridonia, finanziato dalla Banca della Provincia di Macerata. L'iniziativa è rivolta in particolare agli anziani, ai ragazzi e ai bambini con diverse abilità a rischio di emarginazione. L'AVULS di Corridonia è un'associazione di volontariato che opera sul territorio stesso di Corridonia da oltre 32 anni. I nostri volontari operano presso la casa di riposo, nella RSA, alla comunità protetta, al Ciclamino, un centro diurno, e al domicilio e soprattutto al Club del Sorriso. L'associazione è formata da 50 volontari che metodicamente svolgono il loro servizio tutto continuato, stabilendo dei turni. Chi vuole conoscere meglio l'associazione AVULS di Corridonia potrebbe contattarci sul nostro sito avuls@gmail.com oppure anche Facebook AVULS Corridonia. Beh, la banca questa sera è stata molto contenta di aver presentato questa manifestazione. Io personalmente sono stato contentissimo di aver conosciuto delle persone splendide quali sono i responsabili dell'AVULS e i volontari, perché fanno un'opera di assoluta valenza sociale e noi come banca siamo vicini, come ormai penso si sappia abbastanza diffusamente, a tutto quanto è sociale, tutto quanto è meritevoli di essere sostenuto, quale che sia il campo di attività, sia esso economico, sia esso culturale, sia esso sportivo, sia esso sociale. Questa è una bella attività, questa è un'attività che porta un sorriso alle persone meno fortunate. Siamo molto felici di essere vicino a queste persone. Questo modo di fare banca per noi è un modo innovativo, è un modo che vuole aiutare anche tutti a far comprendere come anche le attività che di solito vengono viste come le più legate al denaro possono essere svolte in maniera etica, in maniera tale da suscitare la voglia di stare insieme, la voglia di socializzare, la voglia di sostenersi reciprocamente in un momento in cui oggettivamente la società non sta vivendo grandi situazioni positive.